una terra non sono merci, ma racconti di vita. Esprimono le colline e le pianure da cui hanno tratto origine, narrando le storie di uomini che generazione dopo generazione li hanno creati. Raccontano la terra che li produce in modo più esauriente di qualsiasi libro di storia o di guida turistica. Berli vuol dire diventare parte di una terra. Questo è l'appassionato testo che troviamo dietro l'ottima bottiglia di Falanghina di Contrada Salandra, dell'agenzia Dolci Qualità, della quale Giuseppe Fortunato e Alessandra Castaldo sono gli entusiasti gestori. Ma qui l'eccellenza la troviamo anche sul miele. Da anni la passione di Alessandra ha fatto sì che l'azienda vinicola si sviluppasse anche nella produzione del miele e l'abbinamento, per quanto insolito, ha un risultato delizioso. Abbiamo incontrato Giuseppe in cantina, dove oltre ai suoi vigneti ci ha portato a vedere la produzione apistica e ci ha parlato di come è nata la sua azienda. Trovare oggi persone così legate alla propria terra e ai suoi frutti non è facile, ma trovare qualcuno che da ingegnere decide di dedicare la sua vita alla terra è stata una bella sorpresa. Siamo qui nella proprietà di Giuseppe Fortunato, che si è dedicato all'allevamento delle api per la lavorazione del miele. Come mai questa scelta? È una scelta indotta, nel senso che è una passione ereditata, trasmessa più che ereditata, ahimè, da mia moglie, la quale si interessò qualche anno fa di allevamento d'api e presa a seguire dei vecchi maestri, in modo particolare il decano dell'apicoltura napoletana, campana più che napoletana, e quindi imparò ad allevare api. Io la seguivo da lontano, vedevo timidamente cosa facesse con questi esserini, poi ho capito veramente che sono meravigliosi. Grazie a loro poi mangiamo tanti prodotti che altrimenti non sapremmo nemmeno dell'esistenza. Pomodoro no, perché loro hanno difficoltà ad impollinare visto la lunghezza del fiore, ma sicuramente peperone, melone, tutta la frutta, molte verdure. Ma infatti si dice che il giorno in cui non ci saranno le api avverrà la fine del mondo. Il giorno in cui non ci sia più un'ape, ma nel senso che non è più possibile riprodurle una colonia, avremmo la possibilità di vivere altri 4 anni, poi non avremmo, secondo me non ha tutti i torti. Questa è la fase. Questa è quella che diciamo noi il nido. Questi vengono chiamati favi. Ora ne alziamo uno, giusto per vedere. Questo è un favo da nido. Ora vi faccio vedere la caratteristica. Questo è tutto miele. Di solito configurano in questo modo un favo. Un miele covata. Covato per colata. Da qui nasceranno dopo 21 giorni le api. All'interno sicuramente ci sono uova appena deposte. Se non ci sono uova, ci sono le larve. Non so se riesci a inquadrarle. Dopo alcune ore le api cosa fanno? La parigina passa, dopo che si è assicurata che è stata disinfettata con la propoli, depone perfettamente al centro della celletta l'uovo e dopo alcune ore le api, sintetizzando, dopo aver sintetizzato la pappa reale, che è un insieme di miele e polline, inseriscono all'interno della celletta il polline, si schiude l'uovo, quindi nasce la larva, si comincia a formare la pupa e dopo 21 giorni, come vedete, nasce una pila. Qua stanno nascendo alcune api, vedete? Qui. Qui stanno nascendo. Siamo stati poi in cantina, dove Giuseppe si è parlato del suo vino, della sua ottima produzione e di quanto impegno ci voglia anche nella fase di affinamento. L'azienda che tipo di produzione ha di vino? La produzione è quella legata proprio al nostro territorio e la caratteristica del nostro territorio è quella, o meglio, il nostro territorio è caratterizzato da una DOC, quella dei Campi Flegrei, a Bacca Bianca, Falanghina, le uve sono quelle di Falanghina, a Bacca Rossa sono le uve Piedirosso. La DOC che è stata istituita nel 1994 e
Ovviamente i vini vengono fatti al 90% per quanto riguarda i bianchi, con uve falanghina, al 10% altri tipi di uva che esistono sul territorio, e quelli rossi, il 90% piedi rossi, e il 10% altri tipi di uva che potrebbero essere, per quanto riguarda i rossi, sciascinoso, aglianico, olivella. Ed infine il negozio Dolci Qualità Pozzuoli in via Carlo Rossini 45, un presidio di qualità e solidarietà. Qui vediamo la fase di smielatura. Ritroviamo i telai che verranno inseriti in una centrifuga per smielarli. Il miele sarà quindi raccolto sul fondo e tramite un rubinetto passerà in un secchio per essere poi spedito in ultima fase al filtraggio. Tale procedimento serve a filtrare il miele dai vari pollini. Ed infine in barattolo. Ringraziamo Giuseppe ed Alessandra, oltre che per l'ospitalità e la disponibilità, per la passione che mettono nel loro lavoro e per l'impegno nel coltivare, oltre che ottimo miele, ottimo vino, grandi speranze nel nostro territorio, mettendo al centro di tutto la natura e non l'uomo, perché noi siamo solo una piccola parte di un sistema che ha nella biodiversità l'unico modo di esistere, e le api in questa stupenda esperienza ce lo insegnano.